Leggiamo adesso dal libro Raggi dell'unica luce di Swami Kriyananda. Perché dire qualcosa a Dio quando Lui sa già tutto? Perché offrire qualcosa a Dio quando Lui possiede già tutto? La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Gesù Cristo insegna che la preghiera ideale è quella che rivolge richieste umane a Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti così come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Gesù stesso dice, subito prima di recitare questa preghiera, il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Perché allora quella sua raccomandazione di pregare per qualcosa? La risposta è che dovremmo offrire noi stessi a Dio, aprendoci alla sua abbondanza. Non tormentare Dio senza posa, tirandogli la manica, per così dire, per attirare la sua attenzione. Avvicinalo con la fiducia che nutre il bimbo verso il proprio genitore. Dopodiché, in quello spirito, rivolgi la tua richiesta con amore, ma con assoluta fiducia, come se chiedessi ciò che è tuo per diritto di nascita, con la certezza assoluta che egli vuole solo ciò che è meglio per te. Tu non hai bisogno di convincerlo, come farebbe un mendicante o uno sconosciuto. Tu sei suo figlio. Dio conosce ogni cosa già, conosce che è nel tuo cuore, conosce ciò che è nel tuo cuore. Sei tu che devi fare chiarezza nei tuoi sentimenti per poterti sintonizzare più chiaramente con Lui. Solo con tale chiarezza, infatti, potrai ricevere perfettamente ciò che Egli ti dà. Per lo stesso motivo, dobbiamo offrirci a Dio non perché Egli abbia bisogno di qualcosa da noi, se non, come ha detto Yogananda, del nostro amore per completare l'amore che Egli ha per noi, ma perché nel donarci espandiamo la nostra consapevolezza oltre la prigionia del piccolo ego, verso l'infinito. La Bhagavad Gita afferma nel capitolo 4: coloro che bevono il nettare che rimane dopo un sacrificio raggiungono lo spirito infinito. Colui invece che non compie sacrifici non riesce mai veramente a godere neppure delle benedizioni di questo mondo materiale. Come dunque potrebbe raggiungere la felicità nei reami più sottili? Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Om, om, om. Credo che in tutta la storia dell'essere umano questo tema di oggi, della preghiera, è qualcosa che tutti hanno fatto, anche coloro che non sono di una particolare religione, si sono trovati nella loro vita a dover di solito supplicare l'aiuto di qualcosa che è oltre le nostre capacità di gestire la nostra vita. Questo tema di preghiera è vasto, no? Non è qualcosa che si può parlare di tutto, però
la lettura di oggi è stata molto rivelante, perché quanto spesso anche noi che siamo alcuni più, alcuni meno, coscientemente su un sentiero spirituale, quante volte la nostra preghiera finisce ad essere una domanda a Dio, una supplicare Dio per aiutarci a evitare qualcosa che non vogliamo nella vita o ad avere qualcosa, come per esempio di avere un figlio o per i poveri di avere il cibo e un tetto sopra la testa, o per evitare uno dei cataclismi che arrivano nel nostro mondo, per evitare la sofferenza, la mancanza di cibo, la siccità, mancanza di pioggia o troppa pioggia, diluvio, no? Ci sono tutte queste cose che forse la maggioranza della nostra preghiera è diretto in questo modo. Io sono, e so che anche voi, siamo così benedetti e anche grati della presenza in questo mondo a vari momenti della storia dell'essere umano, di coloro che ci aiutano a comprendere, ad avere i veri insegnamenti sia del tema di oggi, della preghiera, sia semplicemente della verità. E siamo molto grati, almeno io mi trovo profondamente grata, di sentire le parole di oggi, di sapere quali sono le cose sulla preghiera che fa della preghiera l'attrezzo molto utile per chi cerca Dio. No? È una delle preghiere più, una delle degli attrezzi più potenti che esiste di poter aiutarci ad avvicinarci a Dio. E questo è il chiave di questo tema della preghiera, che lo facciamo perché pregando nel modo giusto, con le parole giuste, con l'atteggiamento giusto, con il cuore e l'anima, che la preghiera ci porta più vicino a Dio. E questo è il vero scopo della preghiera. Quando vediamo questa preghiera, perché dire qualcosa a Dio, è vero che Lui già lo sa, ma come noi abbiamo sentito, noi non siamo sempre così chiari di ciò che succede a noi, di ciò che serve a noi. E quando preghiamo con sincerità, quando mettiamo tutto il nostro cuore e anima nella nostra preghiera, noi diventiamo più chiari di ciò che succede e di ciò che abbiamo veramente bisogno. In queste settimane, la domenica è dedicata, credo che la settimana scorsa, forse ancora per qualche settimana, è sempre questo tema della preghiera. Perché ci sono diversi aspetti che sono importanti. E quello che vorrei dire oggi, alcune cose, che una delle cose che succede nella nostra preghiera è che quando noi dirigiamo
le nostre parole a Dio, apriamo dalla nostra parte il canale che è sempre aperto dalla parte di Dio. Non manca mai l'apertura dalla sua parte di rispondere a noi, di dare a noi. Siamo noi con la nostra preghiera che ci apriamo per poter ricevere ciò che Dio vuole darci. C'era un visitatore, qualcuno che è venuto in visita a un ashram, e alla fine dei giorni che ha passato nell'ashram, lui chiede al maestro lì: perché non mi sono arrivati i frutti il mio soggiorno qua? E il maestro dice con tutto amore: può darsi che non hai avuto il coraggio di scuotere l'albero che dà la frutta. E spesso succede così, che noi pensiamo di sapere ciò che vogliamo, però non abbiamo il coraggio di scuotere la situazione della nostra vita che ci aiuterà a poter fare cadere su di noi, nella nostra vita, i frutti delle nostre pratiche e della nostra preghiera. Ognuno di noi nel pregare dobbiamo avere il coraggio di veramente, come abbiamo sentito la voce del maestro, no? Non era una voce solo dolce, chiedendo aiuto, ma ha proprio scuosso la presenza, no? Ha cercato con tanto fervore la presenza di Dio e non si è lasciato arrendersi fin quando non ha percepito questa presenza. Dobbiamo avere il coraggio e la fede di sapere che Dio risponderà. Ci sono, come abbiamo detto, tante preghiere rivolte a Dio per evitare una malattia o per avere una cura. E non è sbagliato fare queste preghiere. La cosa importante è che il coraggio di fare quello che è la risposta di Dio deve esserci in noi per poter arrivare a una guarigione. Perché è vero, no, che di solito se qualcuno vuole una guarigione, una cura, anche per gli altri, sta pregando che l'altro non soffra più, che ci possa essere una guarigione che finisce la sofferenza. E quello che non comprendiamo sempre è che a volte ciò che Dio vuole per noi non è finire la sofferenza, non è che vuole la sofferenza per noi, ma se questa sofferenza è qualcosa che porta a noi una lezione importante per la nostra crescita, Dio non vede che la cosa migliore è necessariamente guarire la persona da quello che fa la sofferenza. Forse
vuole invece, e questo dovrebbe essere la nostra preghiera, che la lezione che porterà la guarigione sul livello della causa della malattia arriva alla persona. E questo è ciò che noi vogliamo avere il coraggio di chiedere quando preghiamo. Non che Dio toglie da noi ogni prova, ma che ci dà, che ci aiuta a sviluppare la forza per poter affrontare e per poter crescere da ciò che arriva sulla nostra strada. Alcuni di voi conoscete la discepola più avanzata di Yogananda, Sister Gyanamata. C'è un libro che si chiama God Alone. Purtroppo nessuno ha ancora tradotto in italiano questo libro. È peccato, perché è un libro che parla proprio a ognuno di noi nelle situazioni della nostra vita che ci provano, perché lei è stata una discepola che ha avuto una grande sofferenza fisica nella sua vita, ma che per gli ultimi anni, specialmente, ma per tutta la sua vita, l'hanno portato tanti insegnamenti che lei ha capito erano vitale, essenziale per la sua liberazione. E lei si è liberata in quella vita come discepola di Yogananda. Perché anche dalle piccole cose, per esempio, lei aveva e sapeva di avere una grande voglia di solo un piccolo spazio suo, con un posto per mettere i vestiti, un posto molto semplice. Ma arrivavano spesso le richieste che lei aprisse questo spazio per un ospite, per qualcuno che è venuta a visitare, e che per lei era una sofferenza, fino ad arrivare al punto di sentire e di poter comprendere. C'era una luce che è arrivata dalle sue preghiere per aiutarla a comprendere che per lei, che aveva dedicato la vita a vivere per Dio, qualsiasi cosa che veniva tra lei e Dio non andava, no? Era qualcosa che la separava dall'unione, la sua libertà in Dio, che era quello che lei veramente voleva. Non era una cosa male avere il suo spazio, il posto per mettere i vestiti, era il suo attaccamento a quello che era il blocco. E lei, quando ha capito questa lezione, ha fatto una preghiera che vorrei leggere prima in inglese e poi traduco, che ci insegna tanto di come sarebbe bene per noi poter imparare a pregare. Le dice: "We thank thee, O Father, for thine inexorable demands upon us, for refusing to listen to the tearful, little, complaining, whining self. And we pray thee, deliver us from that self, that we might live in thee." Lei prega: "Ti ringraziamo." No? La prima cosa è
gratitudine nella nostra preghiera. O Padre, anche quello che è nel Padre Celeste che Gesù ha dato, quello che dice Yogananda nella sua preghiera, il suo amato, il suo padre, questa intimità, questa familiarità con Dio non è lontano, è il nostro Padre. Ti ringraziamo, o Padre, per le tue inesorabili, c'è una parola, inesorabile prove e richieste, domande dalla tua parte su di noi. E questa è la parte che è coraggioso, no? Di ringraziare Dio perché non ci lascia in pace se vogliamo arrivare a Dio, e questo è sincero nel nostro cuore. Dio, il Maestro, non ci lascia in pace, ci aiuta a affrontare quello che ci insegna. Allora, ti ringrazio, Padre, per questo continuo richiedere anche da noi di affrontare le cose. Per rifiutare ad ascoltare, ascoltiamo queste parole, per rifiutare a ascoltare le lacrimose, piccole, lamentose, uggiolose, al nostro sé, che è il sé che è lacrimoso, lamentoso, orgoglioso. E lei capisce che quando lei era molto onesta con se stessa, no? Questa era una cosa che lei capiva di se stessa, che c'era questo sé che pregava così a Dio, e che lei in questa assoluta onestà poteva ringraziare Dio per non ascoltare quelle preghiere del suo piccolo egoistico sé. E poi dice: e preghiamo a te di liberarci da quel sé perché possiamo vivere in te. Allora, con gratitudine a Dio per quello che sta cercando di fare per noi, per la nostra libertà. Un atteggiamento di familiarità con il nostro Padre Dio, e di avere il coraggio di chiedere a Dio di non accettare le preghiere che non sono degne della nostra anima, ma invece di liberarci da quello piccolo sé, l'ego, perché possiamo vivere in te. Questo è l'altro aspetto che fa una preghiera funzionare, e di sapere chi siamo e qual è la meta della nostra vita. Che non siamo qui per essere nei pozzangoli della vita. Siamo qui per imparare le lezioni, per superare le nostre limitazioni con l'aiuto del Signore, del Guru, che quando preghiamo mettiamo nel flusso della loro grazia, della loro coscienza e della loro capacità di poter aiutarci. Un'altra preghiera che è famosa di questa Sister Gyanamata, che ha
pregato così, era di nuovo alla fine di una di un sapere qual è stato il suo errore, ha detto: Signore, non cambia nessuna circostanza della mia vita, cambia me. Ha capito che pregare a Dio di cambiare le circostanze della nostra vita non è quello che ci aiuta ad arrivare a Dio. Ciò che ci aiuta è di pregarlo di aiutarci a cambiare noi stessi. Questo tipo di preghiera ci mette in sintonia con Dio, come ho detto, nel flusso della coscienza divina e della sua grazia e abbondanza. C'è la vita di una persona che è difficile leggere, ma molto ispirante. Durante il periodo della occupazione dei comunisti in, credo che sia stata Romania, questa persona che era originalmente di nascita giudeo e convertito in cristianesimo. Quando sono arrivati i comunisti, volevano in ogni caso, soprattutto, diminuire e, se possibile, eliminare ogni forza del popolo che avevano attraverso la loro religione. E lui, nella sua conversione in cristianesimo, era molto, non era una cosa casuale, era una cosa che per lui era quella la sua vita, il suo rapporto con Gesù e quello che lui poteva vivere degli insegnamenti di Gesù. Questo ha causato tanta difficoltà nella sua vita, è stato imprigionato, è stato torturato, infatti il libro che varie persone di Ananda hanno letto si chiama Torturato per Cristo. E lui racconta come era per lui in questa situazione. E è stato molto forte, come i martiri nel tempo più vicino a Gesù. E quando lui era in prigione, cantava, cercava di anche parlare di Gesù. Usava, quando era accatenata sul muro, usava il suono delle catene per cantare e danzare come poteva. Aveva anche un'influenza su coloro che erano i suoi torturatori. Dopo, quando lui è stato liberato, ha cominciato a parlare della sua esperienza e ha ispirato tante persone. Swami Kriyananda lo ha sentito parlare in un momento quando c'erano diverse persone che erano invitate per parlare, c'era un banchetto, credo, e poi parlavano. E Swamiji era uno di Swami Kriyananda, fondatore di Ananda, era uno di questi, e anche Richard von Brandt. E quello che ha impressionato Swamiji è che Richard von Brandt è stato invitato a fare la preghiera per iniziare. E ha detto Swamiji, era come lui fosse in una conversazione con Dio dall'inizio della giornata. Questa preghiera che faceva era un continuo di questa conversazione con Dio e poi probabilmente continuava a parlare con Dio. E la sua preghiera non era qualcosa di un momento durante le difficoltà
o un chiedere in una circostanza l'aiuto per qualcuno era parte di una conversazione regolare con Dio. E questo è una delle cose che pregare nel modo giusto ci può portare. È questa possibilità di sentirci sempre non solo con Dio accanto, ma con Dio in noi. Perché questo è ciò che Yogananda dice, no? Non pregare a Dio, ma pregare in Dio. Sentiti in Dio e senti che Dio è in te. E Richard Wurmbrand, con tutta la prova che la vita l'ha dato, è riuscito ad arrivare a tenere Dio sempre presente ed essere sempre in conversazione con Dio. Immaginiamo, no, la nostra vita. Iniziamo, la sveglia suona, ci svegliamo. Dio, come stai? Cosa facciamo insieme oggi? Cosa vuoi tu che io faccia oggi? E ti vesti, ti mangi. Ah, Dio, cosa sarebbe meglio per me mangiare? Forse mangeremo diverso se chiediamo a Dio. Immaginiamo andare al lavoro, forse guidiamo, forse andiamo in metro e vediamo le persone, sorridiamo, vediamo Dio nelle persone, parliamo con Dio negli altri con amore, con gioia, con una luce che arriva all'altra persona. Quando la nostra vita, abbiamo pregato all'inizio che la nostra vita diventa una preghiera. Quando la nostra vita diventa una preghiera, Dio sta attraverso di noi, toccando tutti. E la nostra preghiera non deve essere più in un'emergenza cercare il suo aiuto, ma siamo lì con lui in ogni circostanza. Quando tutto va benissimo, ci gioiamo insieme, quando ci sono difficoltà, troviamo insieme la soluzione. Una cosa che facciamo qui nelle nostre comunità Ananda è la cerimonia della purificazione. E quando riusciamo ad essere in Dio, con Dio, forse facciamo la meditazione prima della cerimonia della purificazione, ci sentiamo con Dio attraverso la meditazione, facciamo una preghiera prima della cerimonia della purificazione. Signore, cos'è che in questo momento ho bisogno di offrire per essere purificata? Che cos'è che sono pronto a poter lasciare andare? Questa cerimonia è un tipo di preghiera che ci porta più vicino alla nostra libertà in Dio, perché diventiamo più cosciente attraverso questa cerimonia di ciò che potrebbe essere veramente la nostra preghiera sincera, coraggiosa, con fede. E non è una cosa all'ultimo momento, ma sentiamo veramente che cosa del mio cuore, qualcosa che non ho potuto perdonare, che cosa nella mia mente di pensieri cattivi che giudicano, di atteggiamenti che non mi aiutano ad avvicinarmi a te.
che cosa posso offrire a te in questo momento, che aprendomi attraverso questa offerta la tua grazia possa entrare e portare via, perché io sono pronto e la tua grazia lavora in me perché sono aperto. Questo tipo di cerimonia è una preghiera del nostro essere, è quello che possiamo offrire a Dio quando chiediamo, no, che, perché offrire qualcosa a Dio quando Lui ha tutto, ma quando noi offriamo in questo modo quello che non ci aiuta ad arrivare. Il Maestro, Dio, loro sono felicissimi di prendere questa cosa e aiutarci a vivere più felice, più liberi, più pronti per poter sentire Dio in ogni momento. Quando lasciamo andare sempre più la nostra voglia nella preghiera, e in quel momento, e Swamiji ha detto questo nella lettura, in quel momento Dio può veramente agire e aiutarci. C'è una bellissima storia di un uccellino che sta molto solo in un grande, quasi deserto, c'è solo un piccolo albero dove lui può stare, dove lui fa la sua casa. E è abbastanza felice in quella situazione perché non conosce altro. Ma arriva una grande tempesta con pioggia, fulmine, vento e distrugge il suo piccolo albero e non ha più dove avere la sua casa. E uno potrebbe pensare, ma povero uccello, ma lui si è messo in volo e ha cominciato a volare, ha volato tanto, 100 chilometri ha volato e ha visto davanti a lui una foresta di alberi, tanti con frutta, con tanto che serviva per la sua vita. E ha capito, quanto può capire un uccellino, che questa cosa che era un disastro lo ha portato a una situazione molto, molto migliore. E così spesso con la nostra preghiera, no? Pensiamo di capire che cosa vogliamo, ma la nostra comprensione è limitata, no? È piccola, mentre quello di Dio è completa, vasta. Lui ci conosce, sa di che cosa abbiamo bisogno. E se riusciamo a pregare con fede, con intimità al nostro Padre, con fervore, la fede di sapere che arriverà ciò che Dio vuole per noi. Quando possiamo pregare con tutto il nostro essere, offrendoci completamente nel flusso della volontà di Dio per noi, tutto quello che arriva è ciò che Dio vuole darci, che Dio vuole che noi abbiamo per la nostra crescita. Non è sempre facile. Ciò che Dio vuole per noi non è sempre una strada facile, è una strada vittoriosa. E se noi possiamo... c'è un'altra persona che era presidente delle Nazioni Unite,
anni fa, forse negli anni 50, era una persona molto che era molto spirituale. E lui ha detto: questo è ciò che prego io. Io dico, per tutto ciò che ci è stato, grazie. Per tutto ciò che verrà, sì. Qualsiasi cosa arriva, io dico sì. Dio, io accetto. E questa è l'affermazione che abbiamo fatto oggi, no? Cerchiamo di poter arrivare al punto di accettare, di avere una preghiera che chiede, che offre, ma poi che accetta, che Dio sta aiutandoci in ogni momento per poter diventare ciò che è la nostra perfezione. E non è uguale agli altri, perché noi non siamo uguali a nessuno, siamo unici. E nella nostra preghiera cerchiamo di esprimere questa unicità e di ricevere quello che Dio vuole darci del tutto, la gioia e la difficoltà, perché sappiamo che questo è per la nostra crescita. Il maestro ha dato due preghiere semplici che possiamo finire in questo momento a sentire dentro di noi. Lui ha pregato: Signore, dammi te stesso perché io possa darti a tutti. Io voglio quello che sono tutte le tue qualità, perché vorrei poter aiutare gli altri ad arrivare a quello. E poi ha detto: io penserò, vorrò e agirò, ma guida tu i miei pensieri, la mia volontà e le mie azioni a quello che è giusto in ogni situazione. Con queste preghiere, tutto quello che vogliamo, che la nostra anima vuole, tutte queste cose arriveranno.